What do you mean? Siamo con Gisella Guastella della segreteria direttiva di Amuni. Come avevamo anticipato prima, Amuni è un'associazione sportiva che si occupa di camminata. Come è venuto il tuo incontro con l'associazione, con questo mondo? Niente, semplicemente vedevo queste magliette blu che camminavano per la città di Ragusa e questa cosa mi affascinava. Quindi ho chiesto informazioni, tra l'altro a me piaceva già camminare, lo facevo per conto mio. Per cui ho chiesto informazioni e mi piaceva proprio l'idea che un gruppo di persone comunque camminavano nella città con una grande forza, una grande energia. Quindi ho preso informazioni e ho iniziato a camminare. E da lì poi mi è piaciuto soprattutto anche l'aspetto proprio associativo, per cui poi sono diventata una socia, ma sono diventata anche una socia attiva, propositiva, che ha innescato anche dei processi produttivi dentro Amuni, soprattutto perché ero affascinata e sono tuttora affascinata da ciò che genera un'associazione sportiva. Noi infatti non solo promuoviamo la camminata sportiva, ma promuoviamo proprio stili di vita sani e quindi miriamo un po' al benessere psicofisico delle persone. Ecco, tu sei stata ospite di Finalmente Venerdì per parlarci di un progetto dei gruppi di acquisto solidale. Ora questo progetto verrà attivato proprio in questa associazione, da Amuni. Sì, esattamente. Di fatto io mi sono occupata in un altro ente dei gruppi di acquisto solidale con un progetto che è stato finanziato dal Ministero, dal Dipartimento della Gioventù. Ho portato questa cosa dentro Amuni perché secondo me è molto interessante, nel senso che un camminatore deve curare anche lo stile alimentare, quindi in qualche modo noi dobbiamo essere critici nei consumi e cercare di mangiare cose soprattutto locali, dei nostri produttori locali, cercando anche di incentivare il mercato locale. Inoltre, perché il gas dentro un'associazione come Amuni? Perché già Amuni è un'associazione in cui ci sono delle buone relazioni, in cui comunque si costruisce movimento nel territorio, ma movimento che è anche, diciamo, interiore, nel senso di spendersi per l'associazione, per cui insomma secondo me Amuni era già in grado di poter costituire un gruppo di acquisto solidale, per cui ho semplicemente proposto al presidente Antonio Merli, dico: ma la facciamo, volete partecipare alla formazione che in quest'altro progetto viene comunque finanziata gratuitamente? E hanno iniziato a partecipare prima 5 persone e poi abbiamo riempito le aule fino a formarsi comunque sulle 60 persone di Amuni. Noi siamo 140 camminatori attivi, poi abbiamo più di 225 iscritti, credo, però già 60 persone che si sono formate, che comunque si sono fermate e hanno pensato di mettersi in discussione e acquisire delle competenze sul consumo critico, non è stato poco, anche perché comunque abbiamo parlato proprio di noi, cioè io come sto in equilibrio con la natura e con le stagioni, cosa faccio io per il mio benessere, quindi c'è stata proprio una messa in discussione. Oltre a questo, che è stata una prima fase di sensibilizzazione, poi il gruppo ha deciso di continuare e abbiamo iniziato un nuovo step di formazione che è proprio la costituzione del gas. Quindi attualmente siamo una trentina fortemente convinti di costituire questo gruppo di acquisto solidale, e questo serve sia chiaramente all'associazione ma anche per il territorio, quindi noi vogliamo mostrare che è possibile fare delle cose, consumare bene, perché poi alla fine noi siamo quello che mangiamo, quindi dobbiamo stare in equilibrio. Un'altra cosa importante è che vogliamo educare i nostri figli anche al consumo critico, ma non solo, anche alla camminata sportiva. Infatti avete attivato anche un gruppo di bambini, Amuni Kids. Esatto, attualmente c'è questa sperimentazione di questo progetto Amuni Kids, partendo sempre un po', diciamo, noi siamo dei bravi osservatori,
sia del territorio, perché comunque spostandoci e camminando osserviamo un po' tutte le dinamiche e poi chiaramente osserviamo anche i nostri figli. Quindi comunque i bambini, no, partendo dai nostri figli, loro ci chiedono comunque: ma perché non camminiamo pure noi? Perché non possiamo farlo pure noi? E per noi questa è una grandissima soddisfazione, perché i bambini sono già portati a questo senso del benessere. E quindi abbiamo in fase sperimentale iniziato con dei bambini, con i nostri figli e con degli amichetti, insomma. Mm-hmm. La prima lezione è stata fatta 2 settimane fa, il comando della Polizia Municipale di Ragusa ci è venuta in aiuto, perché abbiamo fatto una prima mezz'ora di educazione stradale per il camminatore, quindi i bambini sono stati 12 i primi bambini che si sono uniti a questa esperienza. E di fatto è stato utile, perché bambini, è importante comunque conoscere il codice della, certo, strada da parte del camminatore. Perché comunque si cammina in città. Sì, quindi... si cammina in città, quindi bisogna osservare delle regole, ed è stato molto, molto interessante. Poi appunto hanno distribuito anche del materiale. Noi come Amuni abbiamo distribuito le lucine, gli anellini, le lucine, tutti contenti. Hanno chiesto ai bambini comunque: quando è che ci date la maglietta? Quindi c'è stato molto interesse. Al primo incontro, giusto per tarare un po' il gruppo, abbiamo fatto 4,5 km. Anche un bel percorso. Ma la seconda volta, la seconda passeggiata, hanno fatto 8,5 km. Quindi i bambini, quasi, diciamo, come il gruppo base, sì, degli, sì, adulti. Esatto. Esattamente come il gruppo. C'è stata una sosta, comunque hanno fatto la merenda, però hanno fatto la merenda, però ci sta anche questo. Quindi i bambini sono contenti, e noi con questa cosa vogliamo comunque, non è soltanto la camminata sportiva, noi vogliamo educarli anche alla conoscenza del nostro territorio, quindi alla riappropriazione degli spazi, perché molte volte i bambini fanno, sì, la strada sempre di fretta con i genitori che vanno a lavorare con le macchine, non si gustano i percorsi, non conoscono le vie, quindi è importante comunque conoscere la città, perché comunque ne fanno parte. E poi vabbè, strada facendo, oltre vabbè a relazionare, facciamo anche dei giochini, facciamo una sorta di staffetta, comunque per coinvolgerli. I bambini sono molto, molto contenti, quindi noi speriamo di poter aprire presto questa sperimentazione anche al di fuori di Amuni. Ci andiamo cauti, perché comunque si tratta sempre di bambini. Ci tengo a dire che c'è una guida adulta ogni 5 bambini, però devo dire che comunque le guide non mancano, perché appena abbiamo detto di Amuni Kids, si sono tutti prontati a mettersi a disposizione, e questo poi è il punto di forza di una grande associazione dove il senso di appartenenza è forte. Bene, io ringrazio Gisella Guastella, e chi volesse far parte dell'associazione può contattarvi quindi tramite il vostro sito. Sì, avete una pagina Facebook, quindi sì. Semplicemente cercando, sì, Amuni su internet, sì, sì, possono reperire Amuni facilmente tutte le informazioni. Esatto. Grazie. Io vi lascio adesso alla pubblicità, ci ritroviamo dopo in studio. What do you mean?